La riforma del fondo centrale di garanzia, dallo scoring al rating, la filiera a sostegno dell'imprenditoria del territorio. E questo è il titolo dell'incontro formativo in programma venerdì 1 dicembre a Sant'Arsenio ed organizzato dalla Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania, unitamente all'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Sala Consilina. L'appuntamento avrà inizio alle ore 16 presso l'auditorium del Comune di Sant'Arsenio ed è rivolto in particolare agli imprenditori ed aspiranti imprenditori, agli artigiani, ai professionisti, commercialisti e consulenti del lavoro, e prevede l'attribuzione di 4 crediti formativi, validi per la formazione professionale continua. Si tratta anche della prima attività pubblica che vede impegnati insieme la Banca del Cilento e l'Ordine dei commercialisti di Sala Consilina, dopo la recente stipula della convenzione che ha ufficializzato l'inizio di una serie di azioni sinergiche che, come in questo caso, riguarderanno anche il settore della formazione e della cultura. C'è questo grande cambiamento proprio di natura culturale, perché Mediocredito Centrale si avvicina sempre di più nelle sue scelte, nelle sue erogazioni di queste garanzie di Stato a quella che è la logica bancaria. Tutto questo è a vantaggio poi della buona e sana imprenditoria, perché lascia poco spazio all'avventurismo economico e nello stesso tempo consente anche la nascita di nuove professionalità. C'è una fascia, ad esempio, di finanziamenti, quelli rivolti alle start-up in particolare, cioè alle nuove imprese che nascono, che possono essere finanziate anch'esse dalla banca e ottenere la garanzia di Stato, ma a condizione che, ad esempio, i nuovi imprenditori si sottopongano a quello che è un regime, come dire, di affiancamento con dei tutor esperti che devono essere proprio dei dottori commercialisti formati appositamente per questa specifica attività. Questo è un primo incontro ufficiale che facciamo. Abbiamo deciso che intendiamo creare una sorta di filiera in cui partecipa, oltre noi la banca, anche eventuali associazioni di categoria che possono dare un contributo, diciamo, in termini di lavoro, in modo da cercare di individuare quelle che sono le esigenze delle microimprese del territorio per facilitare l'accesso al credito.